sono disperata. Sta sempre qualcosa in mano. Qualcosa? No, mica quello. No, quello l'ha visto lei. Sono 2 anni che ci ha lasciato. Ci ha fatto proprio ciaone. Il mio personaggio si chiama Enrico. È un uomo nella vita del quale a un certo punto sono precipitati i social network nella forma di un smartphone. E da un paio d'anni a questa parte questa forma, diciamo, bulimica di frequentazione di tutti i social network gli ha fatto dimenticare il suo corpo, per cui è diventato un panzone, e anche sua moglie, sostanzialmente da un paio d'anni a questa parte, ha sostituito le erezioni con Facebook e Twitter. Ciao. Ciaone proprio. Il mio personaggio si chiama Betta, è una 35enne borghesuccia romana, molto frustrata perché da quando ci sono i social network suo marito non le presta più alcuna attenzione e lo dice apertamente anche davanti a tutti, mettendo spesso in imbarazzo. Sta zitta, mica è vero. No, allora ti sei alza. Infatti. Naturalmente incontrano tutti gli altri derelitti umani, telecronisti, spacciatori, ninfomani, insomma tutto quello che normalmente si incontra in uno studio psicanalitico. A parte oggi con questa tramontana, di solito si respira un'aria molto piacevole, ci divertiamo un sacco, come sempre con Massimiliano Bruno. Bravo, perché Stevie Wonder che t'ha fatto? Estremo cazzeggio è il termine tecnico proprio del cinema. Balotelli gira! E vai! Tedeschi di merda! Trucchi bastardi te! Potrebbe essere nata qualcosa che assomiglia a un'amicizia, insomma. Mi sono divertito come un pazzo. Avete sentito che ha detto? Aiutare Marcello è la miglior terapia che abbiate mai fatto. Credo che valga la pena di essere vista, ecco, così. Irre orre. Che cosa vuol dire irre orre? All'incirca, insomma, così come...